Andiamo adesso a Camogli, in Liguria, dove sta per aprire i battenti il Festival della Comunicazione, una 3 giorni dove il tema della comunicazione, appunto, viene declinato in tutte le sue versioni. Allora andiamo in diretta dalla nostra Michela Bellenzier. Sì, buongiorno da Camogli. Proprio tra pochissimo, alle 5:30, si apre questa 4 giorni di incontri. Sono oltre 120 gli appuntamenti di questo Festival della Comunicazione, che è la sua seconda edizione. Con me qui c'è Danko Singer, che insieme a Rosangela Bonsignorio è l'ideatore, l'organizzatore di questa manifestazione, che ha come padrino, diciamo così, Umberto Eco. Un Festival della Comunicazione, tema di quest'anno il linguaggio. Perché? Perché il linguaggio è l'aspetto principe di tutto quello che noi facciamo usando qualunque tipo di strumento, o perché scriviamo, perché parliamo, perché messaggiamo, whatsappiamo, tutte le formule che possiamo utilizzare, perché il linguaggio è quello che ormai ci permette di legare qualunque forma di vita sociale, lavorativa, educativa e del tempo libero. Dicevamo oltre 120 appuntamenti, i nomi sono di rilievo, vogliamo dare un po' i nomi di più di spicco di questa kermesse? Noi apriamo con Tullio De Mauro, il linguaggio della storia d'Italia dall'unità oggi, e chiudiamo con Umberto Eco domenica sera sul linguaggio dei giovani, ma in mezzo avremo il linguaggio della cultura scientifica, la sua divulgazione con Piero Angela, il linguaggio della musica con Uto Ughi, del cinema con Pupi Avati e Marco Tullio Giordana, avremo il linguaggio della filosofia con Maurizio Ferraris, il linguaggio della storia con Alessandro Barbero, cioè tutte le forme di linguaggio verranno in qualche modo declinate, raccontate. E insieme ovviamente al linguaggio delle imprese, e nel linguaggio delle imprese avremo i responsabili della RAI, di Unicredit, delle Generali, di tutte le più grandi aziende italiane, insieme a Finmeccanica, Edison, Sisal e tutti gli sponsor che appoggiano questa manifestazione. Appunto, dicevamo, domani ci sarà la presidente della RAI Monica Maggioni e anche il ministro della difesa Roberta Pinotti, che gioca in casa essendo genovese. Come vedete, Camogli ci accoglie con un clima estivo, la gente è ancora in spiaggia, e questi eventi si terranno un po' in tutto il paese, in tutta la città. Nelle piazze, al mare, sul monte, al teatro, al cinema, cioè tutto quello che riguarda l'aspetto di intrattenimento Camogli l'ha messo a disposizione. Ci saranno tutte le dirette con la RAI, con lo streaming grazie a Telecom, e a tutti quelli, 30 volontari e altrettanti di operatori staff, che aiuteranno a svolgere nel migliore dei modi questo grande appuntamento culturale. Fino a domenica tutti eventi gratuiti. Da Camogli la linea a Roma. Grazie, allora, grazie alla nostra inviata a Camogli, torneremo a collegarci appunto nel corso dei prossimi giorni con questo appuntamento del Festival della Comunicazione. Le notizie